Amici miei del rocambolesco, come sempre, ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui con Civilization 6. Oggi faremo un video un po' più corto del solito perché ve lo sto portando veramente di ultra fretta perché non sono riuscito a registrare quando volevo, purtroppo causa problemi più gravi. Allora, eravamo un po' infognati perché questo qui ci hanno costruito una città in mezzo ai coglioni, qua, proprio mentre nel posto in cui volevo fonderla io ci stavamo spostando col colono. Torneggiamo. Ci hanno vinculato il posto brutalmente. Che coglioni, però guardatevi quanti siamo. Strano che non si attacchino più di tanto tra di loro. Nella partita precedente che avevo fatto si attaccavano di brutto tra di loro. Entrate nelle ordini, qual è? Ah, sto coso qua. Esplorazione automatica. Sì, non andare a rimetterti il culo nelle pedate, perché già di là ti ho tirato via perché c'erano i barbari. Se torni in su però sei un po' pirla. Torneggiamo. Mamma mia, dai. Se vado con uno scritto curati. Turno successivo. Manca popolazione. No, abitazioni più che popolazione. Mi mancano i divertimenti. Facciamo la spia e poi qui ci mettiamo a fare i divertimenti. Abbiamo un 8 di turismo, eh. 10. Perché siamo arrivati all'epoca Pretese industriale. non verificabili e asserzioni che non possono essere confutate sono inutili ai fini della ricerca della verità, per quanto possano ispirarci o eccitare il nostro senso del meraviglioso. Va bene. C'è una ricerca. Albero delle tecnologie. Andiamo come sempre. Ma devi fare la fregata, che è una nave che attacca a distanza, oppure... Anche economia, ci dà la borsa, che cacchio... Ci dà un sacco di cose, e il Big Ben è una meraviglia. Se no, tattiche d'assedio, cos'è? Le mura rinascimentali e il forte. Ok, che è un edificio. Un miglioramento, balistica che ci dà da fare il cannone da campo, la rigatura delle canne che ci permette di fare il ranger e anche l'impulso per la rigatura delle canne. Scienza militare non è stata ricercata? Ah no, ah no, ma neanche rigatura delle canne ci fa fare prima tattiche d'assedio. Fatemi vedere un attimino. Facciamo tattiche d'assedio per ora. Turno successivo. Magari Civilization potrei portarlo anche in live una volta. Facciamo delle live da 2-3 ore. In 4-5 episodi chiudiamo le partite. Almeno non seguo un po' anche i vostri consigli. Poi magari proveremo cambiando. Naturalmente, una volta finito con la Francia. Perché non è una partita che mi è piaciuta più di tanto, questa, sinceramente. L'ho sviluppato in tutt'altro modo, ma ho visto che non c'è stato verso. Francia, il picchiere. Purtroppo siamo cambiati in un posto abbastanza povero di risorse strategiche. Sono stato un po' pirla io a rimanere chiuso qui dentro anziché andare a voler espandere per prendermi le risorse strategiche. E non ci ho pensato, effettivamente ci siamo trovati in grande difficoltà. Allora, siamo a Rennes. Cosa facciamo qua? La caserma cosa ci dà? Uno, più uno di produzione, più un'abitazione, uno slot cittadino, un punto grande generale per turno. Mura medievali. Cazzo però. Caserma, sto vedendo. Caserma, scuderia sono uguali. L'arena ci dà una tattica di divertimenti. Facciamo una bottega. Più due di produzione, uno slot cittadino e un grande ingegnere per turno. Cioè, più un punto per il grande ingegnere per turno. Unità nostra attende ordine il picchiere. Fortifica. Torneggiamo.
Sì, secondo me comunque anche le altre grandi città sono un po' in difficoltà perché le altre popolazioni dell'IA, perché vedo proprio non si scontrano tra loro, cosa che invece normalmente facevano arrivati a un certo punto del gioco. Invece non stanno facendo, vedo proprio niente, se espandono e basta, non so se anche loro hanno un po' bisogno di materiali, cosa stiano cercando. Turno successivo. E mancano i divertimenti, dobbiamo fare il quartiere dei divertimenti qui, il prossimo turno. Abbiamo molto oro, molto per dire, perché costa veramente un casino, poi la popolazione di Tolosa ha bisogno di abitanti. Oh, no, sceglie popolazione dove, scusate? Ah, a Tolosa. Cosa mi ha fatto? La zona industriale mi ha fatto, bene. Sì, facciamo il campus per la ricerca. Qua così. Là! Torneggiamo. Osaka, Kyoto, Fukuoka. Allora, qui sarebbe arrivato il mio uomo. Dove cazzo sei arrivato? Un postaccio di merda, effettivamente. Perché... E dove sono? Sono proprio tutte... Andiamo di qua. È già tutto occupato proprio, eh. Un bel casino. Turno successivo. Vorresti dichiarare formalmente la nostra amicizia? Sì. Teniamoci amici chi possiamo, perché di nemici ce ne sono già tanti. Fai forza con sti turni, eh? Oh, perfetto. Due turni per raggiungere la città, 3 turni per stabilirsi nella città e vedere cosa ci dà. Andiamo da Aquisgrana qua. O contatta informatori e agiranno come se volessero, se avessero 2 livelli in più per ogni 8 turni, no? Appostamento in ascolto, aumento di 1 il livello della visibilità diplomatica. Intanto contatta informatori, dai, facciamo così. Scusate, qui posso... Ah, missioni possibili, ok, ma non posso ancora cliccarci sopra. Allora confermiamo il posizionamento, intanto. Scegliamo una produzione e ci facciamo qui direi il quartiere dei divertimenti, 12 turni. Telo cazzo, cos'ha qua che non va? Ah, foresta pluviale, va bene, non ci sono problemi, telo cazzo qui. Potremmo anche espanderci se no qua. Telo qua, ma sì. Telo cazzo qui, vai. Mi viene un emissario, attenzione. Lisbona ci dà oro, andiamo a Stoccolma. Che ci dà un po' di ricerca che è importante. Turno successivo. Un po' di scienza ci dà. Quartiere dei divertimenti che sta nascendo. Sì, proprio una partita particolarissima, questa. Fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha il gioco, se vi è capitata una situazione del genere, dove proprio c'è questa situazione di stallo, dove tutte le grandi popolazioni sono grandi e nessuna però ha esercito abbastanza forte da poter sfoderare sulle altre per mancanza di risorse strategiche. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ok, vediamo un po'. Dai, eh. Ogni uomo dovrebbe far imparare al proprio figlio un mestiere o una professione utile,
Così in questi giorni di fortune alterne avrà qualcosa di tangibile a cui ricorrere. Ok, abbiamo le gilde. Cambiamo le politiche. Vediamo un po' un attimino le nostre politiche. Tu le vedi dai coglioni. Cosa abbiamo sbloccato? Non ci sta tutto qua, scusate. Ah, ok. Più di cultura, uno di scienza delle rotte commerciali internazionali sarebbe anche carino, eh. Però no, abbiamo già due punti di grande scienza per turno che mi interessano. Più uno di produzione di tutte le città. Però abbiamo già più due oro a tutte le rotte commerciali, cacchio, che non lo vorrei sostituire. Ma no, per adesso va bene così. Possiamo cambiare il governo? No, abbiamo una monarchia, questi qui non li possiamo ancora adottare. Va bene così, va bene così, va bene così, va bene così. Finiamo il progresso civico invece. Eccoci qua. E cosa... Oh, l'esplorazione che ci potrebbe dare la Repubblica Mercantile, quale sono abbastanza interessato. E i migliori elementi pascolo forniscono più uno di cibo, vai. Unità tende ordini, qual è la stronza? Ah, il nostro commerciante. Commerciante, vai a... Non è che ci dia proprio tantissimo. Vai a Urva, inizia rotta. Turno successivo, dobbiamo fare un altro commerciante perché abbiamo ancora un posto, un altro slot, quindi dovremmo farlo. Possiamo farlo più che altro. Sì, il problema, abbiamo appunto queste pochissime qui città, adesso finalmente qui fonderemo la prossima. Sentiamo qui che cazzo arriva, l'Arabia con la fanteria. La fanteria, minchia, ma sono che cazzo di armi hanno già? Oh no, arrivano altri moschettieri, dei barbari, dei babari. Aspettate. Ah, ma qui c'è già Stoccolma. Che coglioni. Turno successivo. Ho che trovato un bel posto. Ah, qui, cazzo, qui la città. Tra un attimo, Cazzo, qui la città. E poi ci salutiamo, ragazzi. Perché, come detto a inizio video, devo fare questo video un po' corto. Perché, veramente, ve lo sto portando di ultra fretta. Mamma mia, che figli di troia. Scusate, sto litigando con i barbari un attimo solo. Tu vai a Mainz, iniziamo una rotta. Poi questa attacca qua. Tu attacchi qui. Non gli ha tirato praticamente, non ha fatto. Vabbè, dai, qualcosa gli ha fatto. Tu attacchi questi. Sono tirati delle belle tranvate, né, per quello. Promozione disponibile. Mia fanteria. Però il turno successivo, voi siete qua, colono fonda. Abbiamo fondato Lione, almeno abbiamo qui il vino, e per quello sono degli altri, però almeno che così forse riusciremo a fare qualcosa. Non dimentico questo qui è il bordo finale che ci siamo infognati. Vabbè, dai, qui qualcosina c'è, comunque, scegliamo una produzione qui. Capite quanto ci vuole. Facciamo il granaio, che da primo di cibo delle abitazioni è fondamentale all'inizio. Ragazzi, per questo episodio devo salutarvi qui. Come sempre vi ricordo i miei social, Facebook, Twitch. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di condividerlo per supportare la serie e il canale. Come sempre noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ci vediamo alla prossima. Un cordiale saluto da Roccambolesco.